Ci hanno messo tutte le cose che nel 2020, ok, ci sono stati già nel 2015. Ma non, okay. No, aspetta, ma Nick, perché? No, ferma, ma ferma, secondo te no, questa cosa qui, ma perdonami. No, okay. Mi sembra una rivoluzione della no, fermati, della Madonna. Questo è sbagliato, fermati, stop, questa è l'unica cosa sbagliata che hai detto oggi, l'unica. No, non sto banalizzando, porca puttana, occhio. Non mi faccio capire, non sto banalizzando, io sto solo dicendo, che porca di quella puttana, a Elden Ring si aggiungono delle cose, è il capolavoro, lo fa un'altra cazzo di casa di sviluppo, vabbè, dai, è la solita cagata. Ma ragazzi, Immortals Fenyx Rising è passato in sordina, se lo sono scordato due giorni dopo, e quella era una redenzione atomica per Ubisoft. Sono d'accordo. Nessuno con te. Nessuno ha parlato. Immortals è delizioso ed è molto acuto, specialmente nella scrittura. Ma è come dire, dai, Resident Evil 3 si salta e non vale nulla. No, devi completamente costruire un altro tipo di design. Un gesto che fa un personaggio ti costruisce intorno il dovere di ribilanciare, ricostruire ed evolvere completamente mappe, sistema di combattimento, difesa, movimento. Cioè, il salto in un action RPG, scegliere di averlo o non averlo, cambia tutto. È come dire, in The Legend of Zelda, ora puoi scalare ovunque, che ci voleva, dovevamo farlo anche prima. No. Credo che l'errore sia pensare che la gente consideri Elden Ring un capolavoro perché hanno messo delle aggiunte che negli altri giochi già c'erano. Non è quello. E sono d'accordo. Io so che non è quello. Per fare il salto ci vuole pure il... Non è quello. Non è quello per me. Nel senso, è come criticare aspramente un nuovo piatto fatto da un cuoco dicendo ma gli ingredienti c'erano già prima. No, è che lui li ha uniti, questi elementi molto basilari che trovi per terra, in un piatto incredibile. Quella è la cosa. Prima non vuol dire niente, perché Elden Ring è una nuova IP. Non è Dark Souls 4 che dicevi tu potevi farlo anche nel test. No, Elden Ring, perché su sto fatto Elden Ring non è una cazzo di nuova IP, c'ha solo un titolo diverso e ci stanno degli asset presi e là. Ma gli asset riutilizzati non vuol dire che sia lo stesso gioco. Cioè, gli asset diciamo utilizzati che mia... pure le diciamo stats, che ci sono. Allora, dai. Pensate, ci sono forse Resident Evil 7 e 8. Resident Evil 7 e 8 è il contrario di Elden Ring. Sono altri. Non possiamo, però che abbiano, allora, si può dire che abbia un titolo differente, che abbia un impianto differente, ma non si può dire che sia una nuova IP, per favore, questa è una bestemmia. Allora, secondo me si può parlare di Elden Ring e Dark Souls. Bayonetta e Devil May Cry. Ok. Sono nuove IP. Dark Souls e Demon Souls sono due nuove IP. Non è che se li chiami Souls allora sul contratto sono la stessa IP. No, Dark Souls e Demon Souls sono nuove IP. Dark Souls è praticamente Demon Souls remade, con un contesto diverso. Bloodborne è Dark Souls 2. Cioè, ma sono evoluzioni di strutture importanti. Il motivo per il quale esiste il contrattacco in Elden Ring è l'esperienza che hanno fatto con Sekiro. Poi è vero, certo, hai ragione che capisco cosa vuoi dire, ma cavolo, anch'io quando si parlava in interviste molto antecedenti al primo trailer del fatto che Elden Ring sarebbe stato più GDR, io mi aspettavo, cazzo, From Software sta facendo Baldur's Gate suo, non è stato così. Minchia. mi sarebbe piaciuto davvero avere un altro gioco completamente diverso, come lo è in parte Sekiro, ma in parte perché per il resto quello è. Ovviamente, capisco che tu dicevi, ma riconosco tanto di Dark Souls, per questo non critico che lo definisce Dark Souls 4, perché rispetto a quanto hanno evoluto i sequel di capitolo in capitolo, è un po' come la Metal Gear Saga, fanno degli step forward pazzeschi. Elden Ring è uno step forward pazzesco, ha un'altra proprietà intellettuale perché non è Final Fantasy. Ma allora Final Fantasy come IP, come la valutiamo? Che cos'è Final Fantasy? Tra Final Fantasy 7 e Final Fantasy 9, anzi, tra Final Fantasy 7 e Final Fantasy 10, non c'entra un cazzo niente, a parte qualche nome e citazione. Indubbiamente, è un'evoluzione nel mondo dei Souls. Indubbiamente è un'evoluzione, ok? Però se tu prendi una struttura un po' più stretta, no? Prendiamo i dungeon, ok? E
e gli prendi quell'impianto là, lo metti in mano a uno che magari Souls le ha giocati limitatamente, non ha una cultura estrema, poi ti dice: oh, figo, sono Dark Souls 4. Ok, figo, sì, questo. Una persona che non ha quello lo farebbe con tante altre IP. Tante altre IP. Beh, l'importante è non chiamare in causa Metal Gear. Cioè, nel senso, secondo me, chiamare in causa Metal Gear è un errore catastrofico. Perché innanzitutto, al casino, cioè. perché quella è la stessa IP. Ok, è sempre. Ma io ho cercato di puntare sempre più in alto agli esempi più estremi e poi iperbolici per cercare di capire il punto. Metal Gear, come esempio di evoluzione di una IP, è il contrario di quello che sta a fa From. Perché sulla stessa IP ci sono rivoluzioni mostruose. Loro invece stanno praticamente continuando con questa salita. È più Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3. Io anche Final Fantasy, se facciamo tutto quanto l'excursus, ha senso. Ok, si è passata da una struttura a 10 volte quello, è stata una salita, ok, una discesa anche certe volte, però è stato un excursus di vita del titolo. In questo momento io, ok, a me piace Elden Ring, ok, ma mi sto incazzando perché vedo tanta gente che grida al miracolo, ed è giusto se tu sei un amante dei Souls. Ed è giusto che tu lo veda come un passo in avanti, perché è un passo in avanti, non sto dicendo che non lo sia, sto mettendo in dubbio la soluzione che per tutti quanti Elden Ring sembra, ok, per tutti no ovviamente, però sembra che sia un miracolo, ok, un miracolo eucaristico. Per quanto mi riguarda lo è, nel mondo videoludico e non come gioco From, proprio nel mondo videoludico. Proprio secondo, no, allora forse è un miracolo, è un nuovo Dark Souls. Vabbè, allora, miracolo, però capisci forse, che è come se fosse però... uscire il nuovo Dark Souls è una nuova IP. Ma no, come effetto? No, come dai, tipo i 10 che vengono dati a Elden Ring, che vengono dati a The Last of Us 2, non è che hanno rivoluzionato l'intero sistema dei videogiochi. Non l'hanno fatto, quello ma in quello che dovevano fare, pur con mille problemi, perché è ovviamente impossibile dare 10. Se tu consideri il 10 come il gioco perfetto non solo non esiste perché chiunque ha dei difetti, ma è perché è proprio impossibile da dare, perché quel 10 di Elden Ring non è il 10 assoluto, è il 10 di Elden Ring. Capito? Cioè, tu quel 10 lì non lo devi paragonare con gli altri giochi. Cioè, non devi dire, ma quell'altro gioco ha preso 9. Ma non c'entra niente, perché il 10 che hanno dato è il 10 di Elden Ring. Poi, qui si parla dei voti nei video, nelle recensioni. È un altro mondo, esatto. Quello è un altro discorso. Anzi, per me lo storico è molto importante, però è un'altra discussione folle questa. Per me, quello che Elden Ring ha fatto è mostrare al mondo videoludico che i giochi, non solo gli open world, ma proprio i giochi possono essere fatti in un altro modo. Alla gente possono piacere giochi che non ti tengono per mano, possono piacere giochi che non ti dicono dove cazzo andare. Però vi faccio una domanda, raga. Questa è una cosa che io personalmente ho avvertito tantissimo, e l'ho avvertita molto meno per esempio in Bloodborne o in Sekiro. Voi, cioè io quando ho giocato la prima volta Elden Ring non mi sono sentito veramente blind. Non so se va fatto anche a voi questo effetto. Cioè, mi sono sentito. No, ma non ti senti, senti perché ci sono delle dinamiche che sono prese. Esatto, sotto questo punto di vista, capitoli. Sono completamente d'accordo. Mi è mancata quella sensazione. Praticamente è simile a quanto avviene, per fortuna, in maniera meno violenta, con per esempio i Dragon Quest. Esiste la comfort zone anche nel pubblico. Elden Ring mi si è legato molto, anche perché Dark Souls è finito e si sarebbe perso questo tipo di game design, quindi lo hanno mantenuto come evoluzione cambiando IP ed evolvendo il tutto. Sotto questo punto di vista anch'io ho avuto un calore al petto piacevole del sono a casa, come con Gran Turismo, come con appunto Dragon Quest, Final Fantasy, però mi è dispiaciuto un po'. Ho percepito esattamente quello che dici Mario, sono d'accordo anche con quello che stava sottolineando che è quello che voleva dire Nicola fino ad ora, anche se ci sono state discussioni interessanti intorno. Per te, Karim, com'è stato l'approccio? Ti sei sentito blind oppure ti sei sentito come un ok, più o meno so?
Dici come feeling o come, diciamo, esperienza generica? Perché purtroppo io ho visto tantissima roba di Michele. No. È stato un Quindi, mi riferisco a quello. Mi riferisco al fatto che, cioè, sostanzialmente, quando io ho preso in mano il mio primo Souls, che è stato il 2, ho avuto proprio una sensazione. E anche Nicola, con la sua prima partita su Dark Souls 2, noi abbiamo avuto una sensazione di totale smarrimento, perché quelle meccaniche di combattimento, okay, le avevamo, io perlomeno le avevo assaggiate un po' perché giocavo a Monster Hunter, e quindi l'arma che ha il suo moveset, l'attesa degli attacchi, il roll, quelle cose le avevo provate un po' in Monster Hunter, però mai in un gioco del genere, no? Quindi per me Dark Souls 2 è stato proprio straniante in qualche modo. E invece su Elden Ring ho detto ah cazzo, quindi pure qui. Però poi mi hanno introdotto le nuove meccaniche, ho detto ah ok, ci sono queste cose. Tu invece come l'hai avuto l'impatto, proprio le prime metri del gioco? Simile, ma consapevolmente, cioè lo sapevo che sarebbe stato familiare, perché si sapeva già da un bel po' che la base sarebbe stata quella di Dark Souls 3, probabilmente anche a livello di animazioni. Mi sarei aspettato leggermente di più all'inizio, che però è arrivato dopo. Cioè, è semplicemente dopo. Quello era colpa delle mie aspettative. Che non vi aspettereste. Cioè, esattamente. È gigantesco. Cioè, esatto. Arrivano delle sorprese che non ti saresti mai immaginato in un Dark Souls, ma neanche lontano. Cioè, ci sono delle follie che non si possono dire, ma ci sono.